Adesso andiamo ad applicare quello che abbiamo visto ad alcune funzioni reali di variabile reale. Quindi noi dovremmo mettere da questa parte l'insieme x con tutti gli elementi r, diciamo una retta orientata, e da quest'altra parte un'altra retta orientata, perché devo andare da r in r. Poi qua, che ne so, ci sta un elemento x, poi per ogni elemento x devo mettere la freccia che da x va su f di x. Dovrei fare così, però c'è un modo più intelligente. La mia funzione stavolta va da r in r. Allora, già questo non è un modo tanto stupido, perché io ho compattato, diciamo, l'espressione del mio dominio e codominio su una retta orientata di qua e di là. O, diciamo, il mio insieme invece di disegnarlo come una patata lo disegno come una retta orientata, va meglio, perché così. Però non è molto, perché il problema è che quando comincio a mettere un po' di frecce, il problema è che i punti qua sono infiniti. Infinite frecce, non si legge più, non si capisce più. Allora, com'è? Questa non è niente, non si può capire che cosa sia, perché la lettura di che cos'è la funzione tu la fai completamente in un modo diverso. Allora, come si fa? Si ricorre al concetto di grafico. Allora, che cos'è il grafico di una funzione? In generale, io ho una funzione da x a valori in y. Il grafico di f, si scrive g di f, è l'insieme delle coppie x, f di x che sono contenute in x per y. Quindi è un sottoinsieme del prodotto cartesiano di x per y. Chi è il prodotto cartesiano? L'insieme delle coppie ordinate, primo elemento un elemento di x, secondo elemento un elemento di y. Però il grafico non sono tutti gli elementi del prodotto cartesiano, ma quelli, solo quelli che hanno la prima coordinata un qualunque elemento di x, e la seconda coordinata invece non hanno un qualunque elemento di x, ma hanno esattamente f di x. Quindi se non c'è un f di x, non esiste, non è rappresentato. Non è possibile che non ci sia un f di x, perché se questo è il dominio, ogni arciere sta una freccia, ogni arciere sta una freccia e la freccia ed è f di x. Chiaro? Poi vedremo quando ci sarà il caso che il dominio non è tutto r. Per esempio, 1 su x, il dominio non sarà tutto r. Ma se x è il dominio, ogni arciere spara. Per definizione, la funzione ogni arciere spara una sola freccia. Allora, andiamo a vedere come si sostanzia questa cosa qui. Andiamo a fare un grafico che sta dando di prima media, seconda media. Cioè, andiamo a fare il grafico della funzione y uguale 2x più 1. Allora, come si fa? Per prima cosa si rappresenta un piano cartesiano ortogonale, un sistema di assi cartesiani ortogonali, per meglio dire. Cioè, io ho due rette orientate, la retta che corrisponde all'asse delle ascisse, che parte dall'origine, ha un'unità di misura, ha un verso, verso destro, e una direzione, perché mi divide questa retta orizzontale sul piano, e un'altra retta orientata che ha una direzione nel piano a 90 gradi. Oltretutto, per l'osservatore che guarda da, diciamo, verso sul piano, bisogna che questa retta si sovrapponga a questa ruotando di 90 gradi verso sinistra, quindi il
complesso deve essere verso l'alto e non verso destra. Dato che questo sia verso destra, questo qua deve puntare in alto. Questo si chiama asse delle ascisse, questo qua, e l'altro si chiama asse delle ordinate. Poi noi sappiamo dalle scuole medie, ma insomma da Cartesio in poi, sappiamo che a ogni punto del piano corrispondono due coordinate. Come si vanno a ottenere queste coordinate? Andiamo a tracciare la parallela all'asse delle ordinate e troviamo l'intersezione con l'asse delle ascisse. Questa è la coordinata, per esempio, 3. Poi facciamo la stessa cosa con l'asse delle ordinate e troviamo un'altra coordinata, per esempio 2. Quindi questa qui è il punto di coordinate 3, 2. Si dice che ascissa 3 e ordinata 3. Allora, come si fa a rappresentare il grafico di questa funzione? Per noi gli elementi che stanno sull'asse delle ascisse sono gli elementi del dominio e gli elementi che stanno sull'asse delle ordinate sono gli elementi del codominio. Quindi quei due insiemi, invece di quelle due rette orientate R ed R, invece di farle separate, le mettiamo incrociate a 90 gradi. Dopodiché io devo andare a segnare gli elementi del grafico. Allora cosa faccio? Qui segno X e qui calcolo F di X. Allora, se X per esempio viene 0, la Y quanto deve fare? 2 per 0, 0 più 1, 1 viene 1. Se X viene 1, Y viene 3. Se x viene 2, y viene 5, se x viene meno 1, la y viene meno 1. Se x viene meno 2, la y viene meno 3. Ok? Allora, ho calcolato la mia funzione in 5 casi diversi. Quindi sono in grado di disegnare 5 punti del grafico. Allora, un punto era 0, 1, quindi questo qua. Disegnare significa andarli ad annerire, in questo caso imbiancare col gesso, se lo fate con la penna sul quaderno li state annerendo o colorando. Il secondo sarà 1, 3, il terzo sarà 2, 5, il quarto sarà meno 1, meno 1, meno 1, meno 1, poi meno 2, meno 3. Oh, adesso mi accorgo che se io unisco questi punti si trovano tutti sulla stessa retta. Questo perché se abbiamo studiato geometria analitica sappiamo che questa nel piano è l'equazione di una retta. Quindi io non ho bisogno di disegnare, di calcolare tutti i valori della mia funzione per disegnarne il grafico, ma una volta che mi sarebbero bastati due valori, due punti del grafico, se sapevo che tutti gli altri punti del grafico, tutti e soli gli altri punti del grafico stavano tutti sulla retta congiungente questi due punti, prendevo, congiungevo quei due punti del grafico, disegnavo la retta e ottenevo tutti i punti del grafico. Allora, dov'è nascosta la mia funzione? La mia funzione è nascosta, per esempio, allora 1, 3, la mia funzione è nascosta qui, la freccia. Come si fa ad andare da x a f di x? Si parte da x, si va in verticale fino sul grafico. Se io in generale parto da un punto x, quando arrivo sul grafico arriverò sul punto di coordinate x f di x. Se adesso mi dirigo in orizzontale verso l'asse delle ordinate arriverò dove? Esattamente atterrerò sul punto che ha coordinato sull'asse delle ordinate f di x, e questa è la coordinata x, la prima,
ma il grafico ha coordinate x e f di x, quindi stavolta se estraggo, se vado sull'asse delle ordinate, estraggo la seconda coordinata che è f. Ok? E quindi disegnare il grafico di questa funzione è particolarmente semplice. Adesso voglio sapere, questa funzione è iniettiva, questa funzione è suriettiva. Per capire se è iniettiva, che devo fare? Se ogni punto corrisponde. No, quella è suriettiva. Iniettiva? Se parto da x diverse, devo arrivare x1, x2, f di x1, f di x2. Iniettiva che significava? Arcieri distinti colpiscono bersagli distinti. Cioè se x1 è diverso da x2, f di x1 deve essere diverso da f di x2. È vero? Perché sì? Allora, se io ho per grafico una retta, la mia funzione è sempre iniettiva? Quando è che non è iniettiva? Quando il grafico è una retta orizzontale. Se per esempio io avessi come grafico una retta orizzontale, allora per esempio diciamo che questo valore è 2, allora che significa? Che la funzione vale sempre 2. E ovviamente tutti i bersagli colpiscono il punto 2, quindi la funzione non è iniettiva. Invece in questo caso sì, perché? Cos'è che è cambiato? Il coefficiente davanti alla x è diverso da 0. Allora, cosa vi dice questo coefficiente? Se voi andate a fare in generale, se voi avete y uguale mx più n, allora scriviamolo per x1 e scriviamolo per x2, facciamo la differenza, quanto viene y2 meno y1 uguale m per x2 meno x1. Allora cosa mi dice, come faccio a sapere se la mia funzione è iniettiva? Se x2 è diverso da x1, che vuol dire che x2 meno x1 è diverso da 0. Allora, se questo è diverso da 0, anche questo deve essere diverso da 0. E quando è che questo succede? Quando m? Allora, se questo è diverso da 0 ed m è diverso da 0, anche questo è diverso da 0. Quindi quando m è diverso da 0, la mia retta avrà un grafico che sta salendo oppure sta scendendo, e quindi quando andrò a... quando partirò da due valori diversi otterrò due dei risultati diversi, e quindi la mia funzione è iniettiva. Se invece m uguale a 0, come in questo caso, se m uguale a 0, la retta per esempio y uguale 3 ha un grafico orizzontale. E in questo caso la mia funzione non è iniettiva, è costante ma non è iniettiva. Professore, ma quindi anche una parabola... Stiamo parlando di rette. Mi hai sentito parlare con la parabola? Una cosa alla volta. Stiamo parlando di questo tipo di funzione qua. Y uguale mx più n. Ok. Però nel grafico noi abbiamo fatto la funzione 2x più 1. Quella funzione là abbiamo stabilito che è iniettiva. È suriettiva? È suriettiva, sì o no? Come si fa a vedere se è suriettiva? Quando faccio queste frecce devo colpire tutti i punti dell'asse y. Li colpisco tutti. Sì, qua colpisco quelli di sopra e qua
qua, colpisco quelle di sotto. Cioè se voi prendete un qualunque punto dell'asse Y, io se vado in orizzontale sul grafico e vi vado in verticale sull'asse X, posso trovare un elemento, una X tale che MX più N faccia X. Quindi è suggettiva. Cancelliamo qua. Allora, questa qua è biunivoca. Allora, se è biunivoca è invertibile, cioè esiste la funzione immersa. Come si fa la funzione immersa? Per fare la funzione immersa, io cosa devo fare? Devo, dato y, cioè il bersaglio, ricavarmi x. Quindi cosa scopro? Che 2x è uguale a y meno 1 e poi scopro che x è uguale a y meno 1 mezzi, cioè y mezzi meno 1 mezzo. Oh, però questa non è la funzione immersa, perché la funzione parte sempre da x e ha valore in y. Quindi vi ricordate, dovevamo scambiare la freccia. Scambiare la freccia che significa? Scambiare il ruolo di x e y. Quindi la funzione immersa, la funzione immersa di y uguale 2x più 1 è y uguale x mezzi meno 1 mezzo. Adesso il grafico della funzione immersa lo faccio qua sotto. Allora, più o meno la funzione immersa è fatta così. In 1 vale 0, qua siamo a meno un mezzo e poi ha per grafico una retta. Allora, come si ottiene quella retta da questa retta qui? Geometricamente. Quindi vi faccio solo il grafico senza tutti questi valori. Vi faccio il grafico qua. In maniera un po' più pulita. Allora, questa è la retta 2x più 1. Questa è y uguale 2x più 1. E questa è la retta y uguale x mezzi meno 1 mezzo. Come si fanno a ottenere queste due rette l'una dall'altra? È molto semplice. Immaginate, voi avete disegnate questo sul vostro quaderno. Poi immaginate, mettete la mano sopra il quaderno, immaginate che la mano si sia inchiostrata con. Poi girate la mano così e leggete, e andate e vi appare questo grafico qua. Cioè, a livello geometrico significa fare la, diciamo, una simmetria rispetto alla bisettrice del primo quadrato. O detto in altro modo, prendete, guardate il foglio dall'altra parte in trasparenza e guardatelo mettendo l'asse y, l'asse x in verticale. Io giro il foglio, l'asse x lo metto in verticale, lo guardo in trasparenza e vedrete esattamente il grafico. Okay? Che significa, in altri termini,
prendere, qua ci vorrebbe un gessetto colorato, prendere la bisettrice del primo e terzo quadrante. Se io faccio la simmetria di questa rispetto a questa, cioè la ribalto rispetto a questa, vedrete che otterrete esattamente questa. Simmetria significa per esempio che questo punto viene ribaltato, simmetria significa che vi verrà questa retta qua. Che poi sarà esattamente questo. Simmetria vuol dire che questa retta qui viene ribaltata rispetto alla simmetria. Oh, quindi voi avete un modo geometrico di controllare che la funzione inversa che avete calcolato sia corretta. Andate a fare il grafico, se corrisponde alla, se quel grafico è il simmetrico di questo rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante, è l'inversa, se no. Ok? Adesso andiamo a vedere un caso, un altro caso molto più, da un lato molto più facile e dall'altro lato no. Il grafico della funzione x quadro. Io adesso vado a disegnare la funzione y uguale x quadro. Ottengo questo grafico. Concedetemi il fatto che non sono un buon disegnatore. Comunque otterrò il grafico di una parabola con la concavità rivolta verso l'alto con il vertice nell'origine e vabbè, fatto in un certo modo. Adesso che succede? Che se io prendo due punti simmetrici, per esempio più 1 e meno 1, allora che succede? Qua e qua. Allora, il quadrato di meno 1 fa 1 e il quadrato di più 1 pure 1 fa. Che vuol dire? Che non è iniettivo. Che non è iniettivo perché ci sono due arcieri distinti che colpiscono lo stesso bersaglio. E invece non è manco soggettivo. Perché? Mettiamo il bersaglio meno 1. Chi lo colpisce? Nessuno. Come si va a vedere se un bersaglio è colpito? Fai la retta orizzontale per quel bersaglio. Vabbè, qua sta fatto male anche l'asse del scissi. Allora, quando vai a fare questa retta orizzontale, se la retta non interseca il grafico, vuol dire che quel bersaglio non è colpito. Quindi questa funzione non è né iniettiva né suriettiva. Quindi se vogliamo costruire la funzione inversa dobbiamo faticare, perché non ce l'ha questa l'inversa. Allora, qui ci sono due problemi. Però, vedete, però, se io giro il mio diciamo, faccio quell'operazione geometrica così come ho detto prima, cioè vado a guardare in trasparenza dall'altra parte scambiando l'asse x e l'asse y, cioè faccio la simmetria rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante, la mia parabola come diventa messa? Diventa messa così. Ma se la mia parabola diventa messa così, dovrebbe essere questo il grafico della funzione immersa. Ma anche no, perché questa è la funzione immersa, abbiamo detto, non ce l'ha. Allora, per capirci,
qui ci sono due problemi. Un problema è meno importante, cioè la funzione non è suriettiva, che significa che la funzione inversa ci può essere se io diciamo, se io tolgo questo dal codominio, che significa che quando li scambio questo non sta nel dominio, quindi io il mio dominio per la funzione inversa non sarà tutto R, ma saranno solo i numeri da 0 in poi. È giusto? Sì, perché la radice quadrata si può fare solo dei numeri maggiori o uguali. Però c'è un problema, che la mia funzione non era neanche iniettiva. Lo vedete che ho due arcieri che colpiscono lo stesso bersaglio. Allora io qua, se io prendo un arciere di qua e vado a sul grafico, questo arciere effettivamente colpirebbe due bersagli, perché io sto dicendo, se la giro semplicemente così, sto dicendo che questo qua reagisce a tutte e due, ma se reagisce a tutte e due non è una funzione, perché una funzione non può avere due valori. Allora come devo fare qua? E qua sono costretto a fare una scelta più dolorosa, cioè non è prima della mia funzione avevo modificato solo il codominio, che corrisponde al dominio della funzione inversa, quindi era una modifica minima, non è la stessa funzione, perché la funzione è specificata da dominio, regola e codominio, cioè dominio, funzione e codominio. Però se modifichi il codominio, il grafico della funzione mica è cambiato. Qui invece, se voglio la funzione inversa, devo scegliere, e se devo scegliere, qual è una scelta che ha senso? Posso anche scegliere, che ne so, che radice di 1 fa 1 e che radice di 4 fa meno 2, però ha più senso scegliere o sempre la radice positiva o sempre quella negativa. Mettiamo di scegliere quella positiva, allora che faccio? Quella negativa la cancello, e allora ottengo questo. Questo chi è? Effettivamente è una funzione inversa, ma allora voi avevate una funzione f di x uguale x quadro, poi ci avevate x uguale r, y uguale r. Per poterla invertire, voi cosa fate? Togliete, prendete f di x uguale x quadro, poi prendete x uguale 0 più infinito, y uguale 0 più infinito. Quindi avete modificato sia il codominio, ma quello non era un grave problema, perché io modificando il codominio, cioè ho tolto soltanto i bersagli che non venivano colpiti, quindi il mio grafico non cambiava. Poi però modificate anche il dominio, ma se io modifico il dominio, mezzo grafico mi sparisce, cioè questa non è la stessa funzione di prima, si chiama funzione x quadro ristretta ai numeri positivi, ai numeri non negativi. Ci siamo fino a qui. Ora questa qui, quindi 0 infinito è questa semiretta qua, 0 infinito è quest'altra semiretta qua come codominio. Qui la funzione è iniettiva? Sì, perché vedete che se io faccio il quadrato di un numero più grande, vabbè qua devo arrivare oltre, mi viene un valore più grande. È suriettiva? Sì, perché quando vado a fare qualunque livello orizzontale, a qualunque livello orizzontale la mia mezza parabola interseca la retta orizzontale. Oh, qualcuno potrebbe, riporto questa cosa perché fu riportata da un mio collega quando ero al primo, quando stavo dall'altra parte, che non aveva, cioè era errato quello che diceva lo studente, però diciamo, diciamo sfortunatamente il professore non la prese bene, e le ultime notizie poi
disse che lo studente si era trasferito a filosofia. Allora, quale fu l'obiezione dello studente? Lo studente diceva: no, questa funzione non è iniettiva. Il professore cominciò a fare una faccia strana. Dice: perché? Perché meno 0 e più 0 elevati al quadrato fanno entrambi 0. Meno 0 al quadrato fa 0, più 0 al quadrato. Perché lo studente non aveva ragione? Allora, io per dimostrare che la funzione non è iniettiva devo trovare due arci e due elementi distinti che mi diano lo stesso valore della funzione. Che sono gli stessi elementi, 0 e 0. Meno 0 e più 0 non sono distinti, ma sono lo stesso elemento. È chiaro? Quindi, tu lo puoi chiamare meno 0, lo puoi chiamare più 0, ma sempre 0 è. Non sono due arci distinti. Meno 1 e 1 sono distinti, ma meno 0 è uguale a 0. È chiaro? Quindi il motivo per cui la sua osservazione non funzionava era questo, però il professore non l'ha presa tanto bene e cominciò a dire: ma io sullo stesso posto del treno non ci posso mettere due persone. Ok, adesso vedete che quando io faccio questa operazione geometrica, cioè la bisettrice rispetto al primo e terzo quadrante, ottengo effettivamente il grafico della funzione immensa. Chi è questa funzione immersa? Allora, io avevo y uguale x quadro, per ricavare x che devo fare? La radice quadrata di y. Attenzione, cancellare questo mezzo grafico significa, quando io facevo la radice quadrata, come soluzioni ne ho due, cioè se il numero è negativo non c'è, infatti la funzione non era surriettiva, la radice quadrata di meno 4 come numero reale non esiste. Ma la radice quadrata di 4 c'è, cioè sia 2 che meno 2, la radice quadrata di 9 c'è, cioè sia 3 che meno 3. Perché metto questa? Perché io già so che mi sono dominio e codominio erano numeri positivi, quindi questa radice deve avere la determinazione positiva. E quindi chi è questo grafico? Il grafico della funzione? No, y uguale alla radice quadrata di x. Apposta, ho lasciato l'ultimo passaggio algebricamente, devi sempre scambiare x e y perché la freccia deve andare all'altra parte. Chiaro? Quindi questo è il grafico della funzione della radice quadrata. E vediamo un po' chi è il grafico di quest'altra funzione. Se io prendo l'altra mezza parabola, questa che funzione è? Y uguale meno la radice quadrata di x. E questa è la funzione che è l'inversa nel caso in cui invece del dominio, invece di prendere 0 infinito, se io prendevo come dominio meno infinito 0, cancellavo l'altra e mezza parabola, l'altra mezza parabola, in questo caso mi rimaneva solo questa mezza parabola qui, che quando vado a girare diventa questa qui. Perché è x uguale a meno radice di y? Perché io so che x è una delle due radici di y, ma so anche che siccome mi sono ristretto ai negativi, e la radice di y quando la faccio in genere la radice senza nulla indica quella positiva, chi è qua la x? È meno radice di y, perché se per esempio qua c'ho 4, qua mi viene meno 2, la radice 4 fa 2, si intende quella aritmetica se non ci metto il segno davanti, e quindi ci devo mettere meno radice di y. Quando vado a scambiare la y con la x mi verrà y uguale meno radice di x, ed è giusto perché quello era il grafico della funzione y uguale radice di x, questa è la funzione opposta ed è meno radice quadrata di x. Chiaro? Quindi, come avete visto, come abbiamo visto, allora cerchiamo di fare un riassunto. Noi abbiamo definito il concetto di funzione,
dobbiamo definire il concetto di immagine contro immagine. Abbiamo visto che la controimmagine rispetta tutte le rispetta l'unione, rispetta l'intersezione, rispetta il complementare. Invece abbiamo visto la controimmagine, per esempio, quindi vabbè, rispetto e complementare, poi il resto non ve lo voglio confondere. Invece l'immagine diretta rispetta solo l'unione. Per quanto riguarda l'intersezione, l'immagine della intersezione è solo contenuta nella intersezione. Immaginate, ecco, per esempio, nella funzione x quadro, ecco, questo è proprio esattamente l'esempio che fa, che calzante per quel discorso lì. F di x uguale x quadro x appartenente a R. Chi è l'immagine dei numeri non negativi? Quando io avevo la mezza parabola di qua, facevo l'immagine, chi mi veniva? Tutti i numeri non negativi. Chi è l'immagine dei numeri negativi? O diciamo non positivi. Ma quando mai? Questi sono i numeri non negativi, se vado a fare l'immagine qua mi diventano di nuovo tutti i numeri. Numeri non positivi mi diventano di nuovo tutti i numeri non negativi. Chi è invece l'immagine della intersezione? Se vado a fare l'immagine di meno infinito 0 intersecato 0 più infinito, questo viene l'immagine del solo 0. Che fa il solo 0? Chiaro? Ma d'altro canto, se io invece vado a fare l'intersezione delle immagini, questo è il contenuto dell'immagine di meno infinito 0 intersecato l'immagine di 0 infinito, che fa 0 infinito. Vedete, questo è sempre lo stesso insieme. Quando faccio l'intersezione di A con A fa l'insieme A. Quindi vedete, se io faccio l'intersezione delle immagini, l'immagine dei negativi sono farevi dire con la disuguaglianza stretta, tanto si capisce lo stesso. L'immagine dei negativi sono i positivi, l'immagine dei negativi sono i positivi, l'immagine dei positivi sono i positivi. L'intersezione delle immagini sono sempre tutti i numeri positivi. Invece l'immagine dell'intersezione è solo di nuovo. Quindi vedete, qua c'avete il solo 0, qui c'avete tutta la sintesi. Questo è il caso proprio più emblematico di quanto possano essere diversi questi due insiemi. Se addirittura invece di prendere la funzione voglio escludere lo 0 per qualche motivo, allora che cosa mi succederà? L'intersezione non c'è, però vabbè, lasciamo stare, è fuorviante questo esempio. Ok, comunque in questo caso l'immagine dell'intersezione è un solo punto, l'intersezione dell'immagine è tutta una segnaletica. Poi abbiamo visto appunto il concetto di funzione iniettiva, abbiamo visto il concetto di funzione suiniettiva. Iniettiva, ogni bersaglio viene colpito al massimo da un arciere. Suiniettiva, ogni bersaglio viene colpito al minimo da un arciere. Biettiva, biunivoca, vuol dire tutte e due, quindi ogni bersaglio viene colpito esattamente da un arciere. Allora posso leggere tutto all'indietro. Se leggo tutto al contrario ottengo la funzione inversa. Non sempre poi abbiamo imparato a fare i grafi di alcuni tipi di funzioni elementari. Prima abbiamo iniziato con le funzioni che sono date da polinomi di grado 1, tipo y uguale a mx più n. Ok? La y è un polinomio in grado 1 e la x. Questi grafici mi danno tutte le rette possibili, a seconda di m e n, tranne quelle verticali. Quindi mi possono dare una retta orizzontale, mi possono dare una retta obliqua, non mi possono dare una retta verticale, perché il grafico della retta verticale
si ottiene dall'equazione nel piano x uguale costante. Ma se l'equazione è x uguale costante, come la ricavate la y? Se andate a fare, cercate di fare il grafico, vedete che sarebbe 1 al c che colpisce infiniti bersagli, non è una funzione. Quindi le funzioni corrispondono, i grafici delle funzioni date dai polinomi di grado 1 corrispondono a tutte le rette tranne quelle verticali. Tutte queste rette sono funzioni invertibili tranne quelle orizzontali, perché quando le andate a girare diventano verticali. E abbiamo visto che appunto sono invertibili perché sono iniettivi e suiettivi. Quindi se m è diverso da 0, allora la funzione mx più n è invertita. Ok? Infatti quando voi dovete invertire mx più n, cosa fate? Fate x uguale y meno n fratto m e poi scambiate la y con la x. Ma per fare, questa, per ricavare la x, dovete dividere per n. Se m uguale a 0, questo non si può fare. Questo se e solo se, però stiamo parlando di m diverso da 0. Se m è diverso da 0, questa è uguale a questo, se e solo se x è uguale a questo. Poi per invertire basta scambiare la y con la x. Quindi l'inversa di una funzione che ha per grafico una retta di un polinomio di primo grado è ancora un polinomio di primo grado. Poi abbiamo fatto un altro caso, solo quello, poi gli altri casi li vedremo a esercitazione. Abbiamo fatto, abbiamo cercato di invertire la funzione y uguale x quadro. E allora abbiamo incontrato subito dei problemi, perché questa funzione non è invertibile. Vabbè, non è invertibile perché non è suriettiva. Va bene, ma se non è suriettiva basta restringere il codominio, perché il codominio invece di prendere tutti i bersagli di prima prendo solo quelli che vengono con. E vabbè, ma pure che fai così non è invertibile perché non è neanche iniettiva. E allora per fare questo devi restringere anche il dominio, ma quando vai a restringere il dominio ti cancella un pezzo di grafico, quindi la funzione cambia in maniera più pesante. Allora la funzione sarà sempre x quadro, però in questo caso, per esempio, l'ultima che era rimasta disegnata sulla lavagna era quella col dominio i numeri non positivi e con il codominio i numeri non negativi. E la funzione era x quadro, ma l'inversa era meno radice di x. Perché se io so che il dominio è fatto dai numeri negativi, so che quando devo fare la radice di 9 devo prendere la radice con la determinazione negativa. Quindi x sarà meno 3. E poi dal punto di vista grafico, la grafica funzione inversa si faceva come prima, cioè facendo la simmetria rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante. Quindi prendete questo, lo girate, e il grafico della funzione inversa più o meno fa così. Ok, modulo il fatto che io non sia un bravo disegnatore. Ok, naturalmente l'inversa della funzione x quadro, ancorché considerata sul dominio e codominio diversi, si può fare, ma non è affatto un polinomio di grado 2, è una radice quadrata. Mentre invece l'inversa del polinomio di grado 1 era un polinomio di grado 1. Quindi abbiamo cominciato a fare qualche grafico di funzione elementare e delle loro inverse. Per oggi basta.